Io sono una persona malata. Sono una persona cattiva. Io sono uno che non ha niente di attraente. Credo d'avere una malattia al fegato. Anche se d'altra parte non ci capisco un'acca della mia malattia e non so che cosa precisamente ci sia di malato in me. Non mi curo e non mi sono mai curato, anche se la medicina e i dottori io li rispetto. Per di più sono anche superstizioso al massimo grado o perlomeno quanto basta per rispettare la medicina. Sono abbastanza istruito da non essere superstizioso, ma sono superstizioso. No signori, non mi voglio curare, e non lo voglio appunto per cattiveria. Ecco, forse questa cosa voi altri non vi degnerete di capirla. Beh, io invece la capisco. Ovviamente non so spiegarvi a chi di preciso io intendo far dispetto in questo caso specifico con la mia cattiveria. So benissimo che nemmeno i dottori medesimi potrò in alcun modo farla sporca col mio non andar da loro a curarmi. E so meglio di chi che sia che così sto danneggiando unicamente me stesso e nessun altro. Ciò non di meno, se non mi curo è giusto appunto per cattiveria. Il mio figatuccio soffre? Bene, che soffra pure e ancora di più. È già tanto tempo che vivo così, vent'anni circa. Adesso ne ho 40. Prima ero impiegato, adesso invece non lo sono più. Ero un cattivo impiegato. Ero villano e ne provavo piacere. Dato che le bustarelle non le accettavo, dovevo pure gratificarmi in qualche modo, non fosse che così. Pessima arguzia, ma non la cancellerò. L'avevo scritta pensando che ne sarebbe venuto fuori qualcosa di molto arguto. Ma adesso che ho visto io stesso che in realtà. Volevo soltanto fare spudoratamente lo sbruffone apposta non la cancello. Quando la mia scrivania si avvicinava a un qualche postulante a chiedermi un'informazione, io in risposta digrignavo i denti e provavo un godimento insaziabile quando così facendo mi riusciva di amareggiarlo. Mi riusciva quasi sempre, per lo più era tutta gente timida, ovvio, essendo postulanti. Ma tra quelli Spavaldi ce n'era uno in particolare, un ufficiale che proprio non potevo sopportare. Quello lì non voleva sottomettersi in nessun modo e faceva sempre tintinnare la sua sciabola per terra in un modo ripugnante. Per un anno e mezzo ci fu guerra tra me e lui per via di quella sua sciabola e fu io ad averla vinta alla fine. Smise di tintinnarla. D'altronde tutto ciò avveniva ai tempi della mia giovinezza. Ma lo sapete, signori miei, in cosa consisteva il punto principale della mia cattiveria? Tutta la faccenda consisteva in questo, e in questo stava altresì la maggior turpitudine, nel fatto che in ogni istante, e persino nell'istante della bile più nera, io rimanevo ignominiosamente consapevole tra me e me di non essere affatto un individuo cattivo, e nemmeno un aspirito da chissà che, ma soltanto uno che faceva lo spaventapasseri così tanto per farlo trovandoci di letto sì perché io potrei avere fosse anche la schiuma alla bocca ma se in quel momento uno di voi mi portasse che so una bambolina di pezza o mi mettesse davanti una tazza di tè con gli zuccherini io magari mi calmerei all'istante mi si intenerirebbe persino il cuore anche se poi probabilmente mi metterei a digrignare i denti contro me medesimo e per la vergogna mi toccherebbe patir l'insonnia per diversi mesi Così son fatto io. Comunque ho mentito poco fa riguardo a me stesso quando ho detto che ero un cattivo impiegato. Per cattiveria ho mentito. Facevo solamente un po' i capricci, tanto con i postulanti che con quell'ufficiale, ma in sostanza non avrei mai potuto essere veramente cattivo. Ero perpetuamente consapevole di come vi fossero in me tantissimi elementi quanto mai in contraddizione con ciò. Li sentivo che mi brulicavano dentro. Quegli elementi di contraddizione. Sapevo che era tutta la vita che brulicavano in me e che chiedevano di poter uscire fuori da me, ma io non li lasciavo uscire. No e no, apposta non li lasciavo venire fuori. E mi tormentavano fino alla vergogna, fino alle convulsioni che mi avevano portato, e mi erano venuti a noia alla fin fine, altro che essi mi erano venuti a noia. Ma non starete mica pensando, signori, che adesso. Io voglio pentirmi di qualcosa qui al vostro cospetto, che vi stia in un certo qual modo chiedendo perdono per chissà che. Voi la pensate proprio così, ne sono sicuro. D'altronde, vi garantisco che a me non importa affatto se anche la pensate così. Non soltanto non ho saputo essere cattivo, ma non ho saputo essere niente di niente, né cattivo né buono, né canaglia né galantuomo, né eroe né insetto. Adesso passo i miei giorni qui nel mio cantuccio, burlando me stesso con la maligna del tutto inutile consolazione che, comunque sia, una persona intelligente non può diventare sul serio qualcosa, già che a diventare qualcosa ci riesce solamente l'imbecille. Sì, signori, una persona intelligente in questo nostro secolo XIX ha il dovere, anzi, l'obbligo morale, di essere una creatura prevalentemente priva di carattere. Viceversa, uomo di carattere. Colui che agisce è una creatura prevalentemente limitata. Questa è da 40 anni una mia convinzione. Io ho 40 anni adesso e 40 anni sono tutta una vita, dico bene? Sono o no i 40 anni la più profonda vecchiaia? Vivere più di 40 anni è una cosa sconveniente, è volgare, immorale. Chi vive più di 40 anni? Rispondetemi sinceramente, onestamente. Ve lo dirò io chi? Gli imbecilli e i mascalzoni, nessun altro. E questa cosa io la dico alla faccia di tutti i vecchi, alla faccia di tutti i codesti rispettabili vecchi, di tutti questi vegliarti dalle chiome d'argento e profumati. Alla faccia del mondo intero la dico questa cosa. Io ho il diritto di parlare così, perché dal canto mio camperò fino a 60 anni. Fino a 60 anni vivrò io. Fino a 80 anni vivrò. Aspettate, lasciatemi riprendere fiato un momento. Sicuramente voi altri starete pensando, signori miei, che io vi voglia far ridere, sì. Beh, anche in questo vi siete sbagliati. Io non sono affatto quel tipo di buontempone che credete, o che forse credete che io sia. ed d'altronde, se a voi, irritati come siete da tutte queste mie chiacchiere. Sì, perché già lo sento che siete irritati. Dovesse venire in mente di domandarmi chi io sia precisamente, io vi risponderei che sono un assessore di collegio. Ho fatto l'impiegato per avere di che campare, ma unicamente a questo scopo. E quando l'anno scorso uno dei miei lontani parenti mi ha lasciato 6.000 rubli nel suo testamento spirituale, mi sono messo subito a riposo e mi sono stanziato qui, nel mio cantuccio. In questo cantuccio ci abitavo anche prima, ma adesso mi ci sono stanziato. La mia casa è una casa mischina, abominevole, al limite estremo della città. La mia vera serva è una donnetta della campagna, vecchia, cattiva per stupidità e per di più manda sempre un odore abominevole. Mi dicono che il clima pietroburghese sta diventando nocivo alla mia salute e che vivere a Pietroburgo è molto caro per le mie significanti possibilità. Lo so anch'io. Lo so anche meglio di tutti i codesti esperti e savi consiglieri e di tutti quelli che mi fanno segno di no con la testa. Ma io rimarrò a Pietroburgo, io non me ne andrò da Pietroburgo. E non me ne andrò appunto perché, bah, ma del resto fa assolutamente lo stesso, che me ne vada o no. E d'altronde, di che cosa può parlare una persona come si deve traendone il maggior piacere? Risposta di se stesso. E dunque, io pure parlerò di me stesso. Adesso mi è venuta voglia di raccontarvi, signori miei, mi piaccia o non vi piaccia di starlo a sentire, come mai io non sia riuscito a diventare nemmeno un insetto. E vi dirò solennemente che più e più volte io volli diventare un insetto, ma nemmeno di questo sono stato degno. Vi giuro, signori, che l'essere troppo consapevoli è una malattia, un'autentica, assoluta malattia. Per le quotidiane necessità che ci pone la vita, sarebbe già più che sufficiente l'ordinaria consapevolezza umana, cioè la metà, se non addirittura un quarto, di quella porzione che in questo nostro sventurato secolo, XIX, tocca in sorte a ogni persona evoluta, che abbia per di più la specialissima disgrazia di abitare a Petroburgo la città più astratta e più premeditata di tutto il globo terrestre. Sarebbe assolutamente sufficiente, ad esempio, quella consapevolezza di cui vivono tutte le cosiddette persone spontanee e gli uomini d'azione. Scommetto che voi altri state pensando che io scriva tutto ciò per spacconaggine, tanto per fare lo spiritoso a spese degli uomini d'azione, e che sempre per amore di una spacconaggine di pessimo gusto, Anch'io stia facendo tintinnare la mia sciabola, come quel mio ufficiale. Ma signori miei, chi mai potrà vantarsi delle sue stesse malattie e farne per di più una spacconata? D'altronde, che mai sto dicendo? Ma se fan tutti così? Tutti quanti si vantano per l'appunto delle proprie malattie, e io forse più di chiunque altro. E sia, non discutiamo. La mia obiezione è assurda. Ma ogni modo io sono fermamente convinto che non soltanto la molta consapevolezza, ma persino qualsiasi consapevolezza sia semplicemente una malattia. Ci insisto su questo. Ora lasciamo da parte anche questo per un momento. Ditemi piuttosto una cosa. Da cosa dipendeva che, come a farlo apposta, in quegli stessi, sì. Proprio in quegli stessi istanti in cui ero maggiormente in grado di avere una chiara consapevolezza di tutte le finezze del bello, e del sublime, come si diceva una volta dalle nostre parti, mi accadeva di non essere più consapevole di nulla e di commettere perciò atti tanto squallidi, atti che, ma sì, a farla breve, atti che forse tutti quanti commettono, chi più chi meno, ma che, neanche a farla apposta, a me capitavano per l'appunto allora quando ero massimamente consapevole che non si sarebbe dovuto commetterle in nessun caso. Quanto maggiore era la mia consapevolezza del bene e di tutto questo bello e questo sublime, tanto più profondamente io mi immergevo nella mia melma e tanto più divenivo capace di impelogarmici. Ma il tratto principale della faccenda era che in me tutto ciò sembrava accadere non per qualche caso fortuito. Bensì, proprio come se avessi dovuto andare precisamente a quel modo. Era come se quello fosse il mio stato normale, e per nulla affatto una qualche mia malattia o una qualche perversione. Tant'è vero che alla fine mi era passata persino la voglia di oppormici a questa mia perversione. E fu così che per poco non credetti, e forse lo credetti davvero, che appunto questo dovesse essere il mio stato normale. Ma prima, all'inizio. Quanti tormenti avevo dovuto patire in quel mio oppormi a tutto ciò. Non riuscivo a credere che succedesse così anche agli altri, e perciò mi ero sempre tenuto dentro questa cosa, per tutta la vita, come un mio segreto. Ne provavo vergogna. Forse ancora adesso provo vergogna. Arrivavo fino al punto di avvertire una specie di misterioso, anormale e abietto godimentuzzo allorché mi accadeva, mentre facevo ritorno al mio cantuccio. In una quarta lercissima notte pietroburghese, di sentirmi intensamente consapevole che ecco, anche quel giorno, avevo fatto di nuovo qualche porcheria. E che quel che è fatto è fatto e non si può tornare indietro. E interiormente, in segreto, mi rodevo con i miei stessi denti per quel che avevo fatto. Mi dilaniavo e mi stringevo l'anima fino a che la mia amarezza non finiva per trasformarsi in una sorta di vergognoso Dannato piacere. E poi finalmente, in un deciso, vero e proprio godimento. In un godimento, sì, in un godimento. Ci insisto su questo. E se ho preso a parlarne è perché oggi, come allora, ho una gran voglia di sapere davvero se li provino o no anche gli altri, godimenti simili. Vi spiegherò. Il godimento in questione veniva per l'appunto dalla troppo vivida consapevolezza della mia umiliazione. Dal fatto che lo sentivo bene di aver ormai toccato il fondo. E che questa era sì una cosa turpe, ma che non avrebbe potuto essere altrimenti. Che non avevo più nessuna via di scampo. Che ormai non sarei più riuscito a diventare un altro uomo. Che anche se mi fossero rimasti tempo e fede abbastanza per poter diventare qualcos'altro, molto probabilmente non avrei avuto nessuna voglia di cambiare. E se anche me ne fosse venuta la voglia, non avrei fatto nulla lo stesso perché in realtà non gli sarebbe stato probabilmente nulla da poter diventare una volta che fossi cambiato. Ma la cosa principale, il nocciolo della questione, era che tutto ciò avveniva secondo le leggi normali fondamentali della consapevolezza potenziata, e in virtù di quella particolare inerzia che consegue direttamente dalle suddette leggi. Onde per cui non soltanto non avrei mai potuto cambiare, ma non potevo proprio farci niente. Da ciò consegue, tanto per fare un esempio, e sempre in forza di tale consapevolezza potenziata, che un tizio avrà perfettamente ragione a essere, poniamo, una canaglia, dato che gli sarà in un certo qual modo di conforto il fatto di sentirsi effettivamente quella canaglia che è. Ma basta così. Eh, tante chiacchiere ho fatto, ma che cosa ho spiegato? Come si spiega dunque questa faccenda del godimento? Ma mi spiegherò, mi spiegherò. In un modo o nell'altro ne verrò a capo. Appunto per questo ho preso la penna in mano. Io, tanto per fare un esempio, ho un amor proprio tremendo. Sono sospettoso e suscettibile come potrebbero esserlo un gobbo o un nano, ma è pur vero che ci sono stati dei momenti per me in cui, se anche qualcuno mi avesse dato uno schiaffo, io forse ne avrei addirittura giuito. Lo dico sul serio. Probabilmente anche da una cosa del genere sarei riuscito a cavar fuori un certo godimento. E sì, va da sé che sarebbe stato un godimento della disperazione, ma è per l'appunto nella disperazione che si provano i godimenti più brucianti, in special modo quando ti trovi ad avere una consapevolezza particolarmente forte del fatto di trovarti in una situazione senza via di scampo. Così appunto nel caso dello schiaffo, giacché allora ti senti proprio schiacciare dalla consapevolezza del fango. In cui ti hanno cacciato schiaffeggiandoti. Tanto più che, per quanto la rigiri, alla fin fine vien sempre fuori che il principale colpevole di tutto sei sempre tu, tu e nessun altro. E quel che fa più male, colpevole senza colpa, e potremmo dire per legge di natura. Colpevole, in primo luogo, perché tu sei il più intelligente fra quanti ti circondano. Io, almeno ho sempre ritenuto di essere il più intelligente fra quanti mi stavano intorno e talvolta credetemi ne ho avuto persino un po' di vergogna o perlomeno ho sempre guardato gli altri un po' come standomene da parte e non sono mai riuscito a guardare la gente dritto negli occhi colpevole infine perché se anche vi fosse stata in me della magnanimità non me ne sarebbe venuto altro che un maggior tormento causa la consapevolezza di tutta l'inutilità di essa sì perché è certo che io non avrei saputo farci niente con la mia magnanimità, né perdonare, già che l'offensore mi aveva colpito, molto probabilmente, per una legge di natura, e le leggi di natura non è possibile perdonarle, né di dimenticare, già che fosse o non fosse stata una legge di natura, a ogni modo io mi sarei offeso. E infine, se anche io avessi voluto essere proprio tutt'altro che magnanimo, e avessi viceversa provato il desiderio di vendicarmi sull'offensore, anche il vendicarmi mi sarebbe stato impossibile, giacché molto probabilmente non mi sarei deciso a fare qualcosa, anche se avessi potuto farla. Perché mai non mi sarei deciso? A questo riguardo vorrei proprio dire due parole a parte. Sì, perché quelli che sono capaci di vendicarsi e in generale di difendersi, com'è che fanno, per esempio? Li piglia, poniamo, il sentimento della vendetta, ed ecco, da quel momento in avanti non rimane più null'altro in tutto il loro essere se non appunto tale sentimento. Per cui un signore così non farà altro in questo caso, se non puntar diritto al proprio scopo, tal quale un toro infuriato con le corna basse, così che forse solamente un muro lo potrebbe fermare. A proposito, una volta giunti davanti a un muro, i signori di questo tipo ovvero le persone spontanee e gli uomini d'azione, si fermano davvero e si mettono anzi a pascolare lì in tutta sincerità. Per loro il muro non diviene una deviazione, come sarebbe per esempio per noi altri, che siamo persone pesanti e di conseguenza non facciamo alcunché. Il muro, per loro, non è un pretesto per lasciare la strada che hanno preso. Uno di quei pretesti ai quali solitamente chiede i nostri non crede, nell'animo suo ma dei quali comunque si rallegra sempre assai. Niente affatto. Quei tipi lì, quando si trovano un muro, si mettono per l'appunto a pascolare tranquilli e appunto in tutta sincerità. Il muro ha per loro un non so che di calmante, di moralmente risolutivo e di definitivo, forse addirittura un qualcosa di mistico. Ma del muro diremo poi. E insomma, signori. Per l'appunto una persona spontanea di tal genere. E a mio modo di vedere l'uomo autentico, normale. L'uomo quale desiderava vederlo la più tenera delle madri. La natura, cioè, che tanto amorevolmente l'ha generato su questa terra. Un uomo si sì fatto, io lo invidio, fino alla bile più estrema. E stupido, sì, non ve lo contesto. Ma forse l'uomo normale deve appunto essere stupido. Che ne sapete voi altri? Forse questa è persino una cosa molto bella. E tanto più sono convinto di questo mio, per così dire, sospetto, che se prendiamo per esempio colui che costituisce l'antitesi dell'uomo normale, ovvero l'uomo della consapevolezza e potenziata, il quale non è ovviamente uscito dal grembo della natura, bensì dalla storta di un alambicco. Questo è già quasi un misticismo, signori miei. E tuttavia sospetto anche questo. Vediamo bene che quest'uomo, uscito dalla storta, si mette talvolta a pascolare talmente dinanzi alla propria antitesi, da apparire al punto di ritenersi, con tutta la sua consapevolezza potenziata e del tutto coscienziosamente, un topo e non un uomo. Magari un topo con una consapevolezza potenziata, ma pur sempre un topo, mentre quell'altro è un uomo, e di conseguenza, eccetera, eccetera. E la cosa principale è che lui, lui stesso e di sua propria volontà si considererà un topo, così senza che nessuno glielo chieda. Questo è un punto di grande importanza. Osserviamo ora questo topo in azione. Poniamo, tanto per fare un esempio, che anche lui si senta offeso e quasi sempre si sente tale e voglia anche lui vendicarsi. La cattiveria in lui si accumulerà probabilmente in misura ancora maggiore che nell'homme de la nature e della verità. Il ripugnante basso desideriuzzo di rendere all'offensore lo stesso male subito comincerà a raschiare l'anima sua in modo forse ancora più ripugnante di quanto non accada nell'homme della la nature e della verità, in quanto l'homme de la nature e della verità de nella sua innata stupidità considera la propria vendetta semplicemente una questione di giustizia, mentre il topo, in conseguenza della sua consapevolezza intensificata in un caso così negherà che si possa parlare d'alcuna giustizia. Si viene così all'azione propriamente detta, all'atto stesso della vendetta. Lo sventurato topo, oltre alla sua originaria turpitudine, avrà già fatto in tempo ad accumulare tutto intorno a sé, sotto forma di problemi e di dubbi, una gran quantità di altre turpitudini. A un primo problema avrà ricondotto una tale quantità di altri problemi irrisolti che, anche senza volere. Tutti intorno a lui si sarà raccolta una certa fatale brotaglia, una sorta di melma fetida, costituita dai suoi dubbi, dai suoi turbamenti e infine anche dagli sputi grandinati gli addosso da parte degli spontanei uomini d'azione, che presenziano tutti intorno in qualità di giudici e dittatori. E ridono di lui con tutta la forza delle loro gole sane. Ovviamente a lui, al topo, non rimarrà che fare un gesto con la zampetta come a significare. Dopodiché, con un sorriso d'affetto disprezzo, un disprezzo al quale lui stesso non crede, sguscerà via vergognosamente in direzione del suo buco. Là, nel suo infame e fetido sottosuolo, il nostro topo offeso, battuto e deriso, sprofonderà senza indugio in una fredda e velenosa, e quel che conta, è eterna cattiveria. Per 40 anni di seguito, rivedrà nella memoria l'offesa subita, sino ai minimi e più vergognosi dettagli e nel far ciò aggiungerà di volta in volta di suoi altri dettagli ancora più vergognosi stuzzicandosi malignamente e irritandosi sempre più con la sua stessa fantasia egli stesso proverà vergogna di tale sua fantasia e ciò non di meno continuerà a rivedere a ripassare nella memoria tutto quanto inventandosi a proprie spese cose mai accadute col pretesto che anche queste sarebbero potute accadere e non perdonerà nulla potrà magari anche incominciare a vendicarsi, ma soltanto così, a pezzi e bocconi, nelle cose minime, lì dal buio della sua tana, in incognito, senza credere affatto né al suo diritto di vendicarsi, né a un'eventuale riuscita di tale sua vendetta, e sapendo inoltre, fin da prima, che tutti quei suoi tentativi di vendicarsi causano a lui medesimo una sofferenza cento volte più grande di quella che proverà colui di cui egli si vendica, il quale anzi, molto probabilmente, non si accorgerà di nulla. Fin sul suo letto di morte, il nostro topo continuerà a rivedere tutto quanto nella memoria, con tutti gli interessi che si saranno accumulati negli anni e... Eh. Ma per l'appunto in questa fredda, abominevole mezza disperazione, mezza fede, in questo consapevole seppellire se stessi ancora vivi per il grande dolore, nel sottosuolo per 40 anni filati, in questa situazione senza scampo che ci si costruisce con tanta intensità e della quale si continua tuttavia sempre a dubitare un poco, in tutto questo veleno di desideri insoddisfatti e discesi perciò giù, in fondo all'animo, in tutta questa febbre di esitazioni, di decisioni prese irrevocabilmente e di pentimenti che ciò nonostante sopraggiungono meno di un minuto dopo. In tutto ciò consiste appunto il succo di quello strano godimento di cui vi dicevo. Esso è tanto sottile e a tal punto si sottrae talvolta la consapevolezza che le persone, appena un poco limitate, o anche semplicemente i tipi dai nervi saldi, non riescono a capirci alcunché. Forse non ci capiranno niente, anche quelli che non hanno mai preso degli schiaffi, aggiungerete voi dal canto vostro con un largo sorriso, facendomi in tal modo notare con grande delicatezza che forse in vita mia ho provato io pure l'effetto di uno schiaffo, e che appunto, perciò ne parlo ora, come un esperto in materia. Ci scommetterei che è proprio questo che state pensando. Ma tranquillizzatevi pure, signori, perché io di schiaffi non ne ho mai presi. Sebbene mi sia del tutto indifferente quello che potete pensarne voi. Anzi, forse rimpiango di averne distribuiti pochi in vita mia di schiaffi. Ma basta così, non una parola di più su questo argomento che è per voi di così straordinario interesse. Proseguo tranquillamente a parlare di quelli che hanno nervi saldi. E perciò non possono capire una certa finezza dei godimenti. Godesti signori, in alcuni casi, tanto per fare un esempio, sebbene si mettano a mugghiare come tori, a tutta gola, e benché ciò faccia loro poniamo pure un grandissimo onore, ciò non di meno, come ho già avuto modo di dirvi, si chietano subito una volta posti di fronte all'impossibilità. L'impossibilità? Sarebbe dire il muro di pietra? E quale muro di pietra? Beh, è ovvio, le leggi della natura, le deduzioni delle scienze naturali, la matematica. Sì, perché quando ti avranno belle dimostrato, tanto per fare un esempio, che discendi dalla scimmia, allora avrai poco da storcere il naso, dovrai pigliare la cosa così com'è e zitto. O quando ti dimostrano che in sostanza una singola gocciolina del tuo grasso deve, ai tuoi occhi, valere più di centomila dei tuoi simili. E che in codesto rapporto si risolvono alla fin fine tutte le cosiddette virtù e i doveri sociali e altre simili fanfaluche e pregiudizi. Anche qui la cosa devi prenderla così com'è, non ci puoi fare niente. Come due per due è matematica. Ah no, vi grideranno subito: scusate tanto, ma a questo non ci si può ribellare. Due per due fanno quattro. La natura non domanda mica permesso a voi. Alla natura non importa niente dei vostri desideri o del fatto che le sue leggi vi piacciono o no. Voi avete l'obbligo di accettarla così com'è e di accettare di conseguenza anche tutti i suoi risultati. Onde per cui un muro è un muro. Signori Dio, ma che mi importa delle leggi della natura e dell'aritmetica quando per un qualche motivo queste leggi e il due per due fa quattro non mi piacciono? ma da sé che non abbatterò un muro simile a testate se dovesse risultare che le mie forze non basteranno ad abbatterlo ma comunque sia non mi concilierò certo con esso per l'unica ragione che quel muro di pietra mi sta davanti e che le mie forze non bastano come se davvero un muro del genere potesse calmarti l'animo e contenesse davvero una parola di pace unicamente perché è un 2 x 2 e 4 o oh, assurdità dell'assurdità tanto meglio allora capire tutto, essere consapevoli di tutto, di tutte le impossibilità e di tutti i muri di pietra, e non conciliarsi con nessuna di tali impossibilità e con nessun muro di pietra, se una tale conciliazione vi ripugna, e giungere attraverso le più ineluttabili combinazioni logiche, fino alle più repellenti conclusioni su quest'eterno tema, che anche dell'esistenza di quel muro di pietra è come se il colpevole, chissà perché, fossi sempre tu. Sebbene sia chiaro ed evidente che non hai colpa di nulla, e in conseguenza di ciò, tacendo e digrignando impotente i denti, smorire voluttuosamente nell'inerzia, fantasticando che, se le cose stanno così, non hai nemmeno nessuno con cui infuriarti, che una ragione non la si trova e forse mai la si potrà trovare, che qui si cambiano le carte in tavola, si bara, si gioca di frodo, che qui c'è soltanto e semplicemente brodaglia. E non si sa che cosa, e non si sa chi, ma malgrado tutto questo tuo non sapere e questo giocare di frodo, com'è, come non è, tu ci soffri. E quante meno cose sai, tanto più ci soffri. Ma è mai possibile, è mai possibile che provi il benché minimo rispetto di sé, un uomo che ha usato cercare un godimento, persino nel sentimento della propria umiliazione. E adesso non sto parlando così per una qualche mia stucchevole decisione di pentirmi. Anzi, in generale io non ho mai sopportato di dire, Oh perdonatemi babbino, non lo farò più. E non perché io non sia stato capace di dirlo. Al contrario, forse è stato appunto perché ne ero fin troppo capace e come. Anzi, neanche a farlo apposta mi capitava di impastoiarmi in quelle parole proprio quando non avevo commesso nessuna colpa, nemmeno in sogno e nemmeno in fondo all'anima. Era la più abietta di tutte le cose. Tanto più che nel farlo mi si inteneriva persino il cuore e mi pentivo davvero, versavo lacrime. E stavo ovviamente imbrogliando me stesso, sebbene non fingessi affatto. Già allora il mio cuore aveva un che di lercio. E di ciò non si sarebbe potuto nemmeno incolpare le leggi della natura, sebbene proprio le leggi della natura mi abbiano costantemente ferito più di qualsiasi altra cosa al mondo, per tutta la vita mia. Fa schifo ricordare tutto ciò. Ed d'altronde, già allora era in tutto e per tutto una cosa schifosa. Già che dopo un minuto stavo già considerando con rabbia come tutto ciò non fosse che menzogna, ripugnante e affettatissima menzogna. Voglio dire tutti quei pentimenti, tutto quel intenerirmi del cuore tutti quei propositi di rinascita. Ma domandatemi perché mai io mi storpiassi e mi tormentassi a quel modo. Perché? Risposta. Perché mi annoiavo troppo a starmene lì con le mani in mano. E così, per non annoiarmi, mi dedicavo a quel tipo di fronzoli. Proprio così, sì. E se faceste un po' più caso a voi stessi, signori miei, capireste anche voi che appunto così stavano le cose. E scogitavo lo stesso delle avventure e mi inventavo la vita, pur di vivere almeno un po', comunque fosse. Quante volte mi accadeva, che so, tanto per fare un esempio, di offendermi, ma così, senza che ce ne fosse un motivo, a bella posta. Eppure lo sapevo benissimo che non c'era nessun motivo di offendersi, che era tutta una posa, e ciò cioè non di meno, arrivava a un punto tale che alla fine mi sentivo sul serio offeso. Per tutta la vita... Mi sono sentito dentro, non so, come un'attrazione per questo genere di scherzi. E tanto che ho finito per perdere del tutto il dominio di me stesso. Un'altra volta mi venne un gran desiderio di costringermi a innamorarmi. Anzi, due volte mi è capitato. E ho sofferto, signori. Ve lo assicuro. In fondo all'anima non riesci a crederci che stai soffrendo. Ti scappa da ridere se ci pensi. E però soffri. E per di più nel modo più autentico, con tutti i puntini sugli I. Ti senti dentro la gelosia, sei fuori di te. È tutto per noia, signori miei, tutto per noia. L'inerzia mi aveva soffocato. Sì, perché l'autentico, diretto, immediato frutto della consapevolezza è precisamente l'inerzia, ovvero lo starsene lì con le mani in mano. Ne ho già fatto menzione poco sopra. Lo ripeto, con forza, anzi lo ripeto, tutte le persone spontanee e gli uomini d'azione sono tali appunto perché sono ottusi e limitati. Come lo si spiega? Così. Costoro, in conseguenza della loro limitatezza, scambiano le cause più prossime e tuttavia secondarie per cause primarie e in tal modo riescono più rapidamente e più facilmente degli altri a convincersi di aver trovato un indiscutibile fondamento per il loro modo di agire e così si tranquillizzano. Sì, perché questa è la cosa principale. Già che per incominciare ad agire bisogna aver prima raggiunto un'assoluta tranquillità e aver fatto in modo che non rimanga più alcun dubbio. Già. Ma io per esempio come potrei mai tranquillizzarmi? Dove ce l'ho io una causa primaria su cui poggiarmi, un valido fondamento? dove li trovo. Io mi esercito a riflettere e di conseguenza per me qualsiasi causa primaria se ne trascina subito dietro un'altra, ancora più primaria di quella e così via all'infinito. Tale appunto è l'essenza di ogni consapevolezza e di ogni riflessione. Dunque anche qui si tratta di nuovo di una legge di natura. E che cosa ne viene alla fin fine? Ma sempre la solita cosa. Rammentate. Proprio poc'anzi stavo parlando del vendicarsi. Voi probabilmente non avrete prestato molta attenzione, ma tant'è. Avevo detto: se una persona si vendica è perché vede in ciò una forma di giustizia. Ciò significa che egli, trovata la causa primaria, ha trovato un valido fondamento che, nel caso specifico, è per l'appunto la giustizia. Per cui, questa persona è tranquilla da tutti i punti di vista. E di conseguenza si vendicherà con tutta tranquillità e con successo, essendo ben convinta di fare qualcosa di onesto e di giusto. Già, ma io qui la giustizia non ce la vedo proprio, e non ci trovo nemmeno nessuna virtù, e di conseguenza, se comincerò a vendicarmi, sarà solamente per cattiveria. La cattiveria, certo, potrebbe benissimo soverchiare tutto quanto, intendo dire tutti i miei dubbi, e potrebbe quindi servirmi con successo da causa primaria appunto per il fatto che essa non è una causa ma che fare se in me non c'è nemmeno la cattiveria e appunto da qui che sono partito poc'anzi l'esito in me è sempre di nuovo in conseguenza di queste dannate leggi della consapevolezza subisce una vera e propria scomposizione chimica capita così tu guardi e l'oggetto in questione si volatilizza le ragioni svaporano il colpevole non lo si riesce più a trovare. L'offesa non è più offesa, bensì un fatum, qualcosa sul tipo del mal di denti, di quel dolore di cui nessuno ha colpa. E di conseguenza non resta ancora una volta che quella solita via di uscita, cioè dar pugni al muro nel modo più doloroso. E così mandi tutto a quel paese perché appunto non hai trovato la causa primaria. Ma se provassi invece a lasciarmi prendere davvero dal mio sentimento, così, ciecamente, senza starci a pensare, senza nessuna causa primaria, scacciando la consapevolezza almeno quel tanto che basta, e odiassi, oppure amassi, pur di non starmene lì, con le mani in mano. Ebbene, di lì a due giorni, come termine massimo, avrei già cominciato a disprezzarmi per come avrei imbrogliato consapevolmente me stesso. Risultato: una bolla di sapone e l'inerzia. Ah, signori miei, tant'è. Forse l'unica ragione per cui io mi considero un uomo intelligente è appunto il fatto che in tutta la vita non sono mai riuscito a cominciare né a finire nulla. Ma sì, ma sì, sarò pure un chiacchierone, un innocuo, molesto chiacchierone, così come lo siamo tutti. Ma che farci se l'unica, Immutabile strada che sia data a un uomo intelligente è precisamente quella della chiacchiera, ovvero d'un premeditato travasare dal vuoto nel vuoto. Oh, se io non facessi nulla unicamente per pigrizia. Signore, quanto mi rispetterei se così fosse. Mi rispetterei appunto perché allora potrei trovare in me se non altro la pigrizia. E allora almeno una qualità l'avrei. Che mi potrebbe apparire in un certo qual modo positiva e della quale potrei essere certo. Alla domanda chi è costui? Ci sarebbe subito la risposta, uno scansafatiche. E sarebbe talmente piacevole sentir parlare così di me? Vorrebbe dire che io sarei definibile in termini positivi, che esisterebbe qualcosa da dire di me. Uno scansafatiche. Via, una parola così sarebbe un titolo, una strada sarebbe tutta una carriera non ridete, è così allora sarei membro di diritto del primissimo dei club e non mi occuperei d'altro se non di nutrire un illimitato rispetto di me stesso conoscevo un signore che per tutta la vita era andato orgoglioso d'essere un intenditore in materia di vino Lafitte considerava ciò come un suo merito affermativo e non dubitava mai di sé quando morì la sua coscienza era, non dico tranquilla, ma addirittura trionfante. E aveva perfettamente ragione di esserlo. Quanto a me, se così fosse, mi sceglierei la seguente carriera. Sarei uno scansafatiche e un crapulone. Però non uno qualunque, ma per esempio uno con l'animo sensibile a tutto ciò che è bello e sublime. Che ne dite? È da tanto tempo che sogno una cosa così. Questa facciata del bello e del sublime mi ha pesato talmente sulla nuca in questi miei quarant'anni. Ma questo per l'appunto nei miei quarant'anni. Ma allora sarebbe stato ben diverso. E come? Mi sarei trovato subito anche un'attività che facesse al caso mio. E precisamente bere alla salute di tutto il bello e il sublime. Avrei cavillato in tutti i modi e su qualsiasi occasione, pur di versare dapprima una lacrima nel mio boccale e poi bermelo d'un fiato a tutto ciò che è bello e sublime. Allora avrei trasformato ogni cosa al mondo in un non so che di bello e di sublime. Nella più repellente, nella più indiscutibile zozzura avrei scovato senz'altro il bello e il sublime. Sarei diventato lacrimoso come una spugna bagnata. Mettiamo che un pittore avesse dipinto un quadro di C. Io avrei avuto subito la salute del pittore che ha dipinto quel quadro di C. Appunto perché avrei amato tutto ciò che è bello e sublime. Opponiamo che un autore avesse scritto come piace a qualcuno. Avrebbe avuto subito la salute del tizio a cui piace, e sempre perché avrei amato tutto quel che è di bello e sublime. Avrei anche preteso che mi si portasse del rispetto per tutto ciò. Avrei perseguitato colui che non mi avesse mostrato rispetto. Sarei vissuto in pace, sarei morto trionfante. Oh, è un incanto. Un vero incanto. Mi avrei anche messo su una tale panza, una tale pappagorgia tripla mi sarei fatto venire e un tale naso color del sandolo mi sarei elaborato che chiunque per strada avrebbe detto nel guardarmi. Ecco qualcosa che vale, ecco qualcosa di veramente affermativo. Sia pure come volete, ma frasi così, fa davvero un gran piacere sentirle in questo nostro secolo negativo, signori miei. Ma tutti questi... Sono sogni d'oro. Oh, ditemi chi fu il primo a dichiarare, chi fu il primo a proclamare che l'uomo fa delle canagliate unicamente perché non sa quali sono i suoi veri interessi, e che se invece lo si illuminasse, se qualcuno gli aprisse gli occhi su quelli che sono i suoi veri, normali interessi, l'uomo smetterebbe subito di fare le sue canagliate. Diverrebbe subito buono e nobile, già che, essendo ormai illuminato e comprendendo perciò quale sia il suo personale vantaggio, saprebbe appunto riconoscere tale vantaggio nel bene. E siccome è cosa risaputa che nessun individuo potrebbe mai agire consapevolmente contro il proprio vantaggio, ne consegue che si comincerebbe a fare il bene, diciamo così, per necessità. Oh bambino, puro e innocentissimo bimbo. Ma quando mai, innanzitutto, è accaduto nel corso di tutti questi millenni che l'uomo agisse unicamente sotto la spinta del suo personale vantaggio? Che farne dunque di quei milioni di fatti che testimoniano come gli uomini, scientemente, e cioè comprendendo perfettamente quale fosse il loro vero vantaggio, l'abbiano lasciato in secondo piano e si siano buttati a capofitto per tutt'altra strada, incontro al rischio, al caso, senza che nessuno e nulla li costringesse a farlo? E anzi, quasi non volessero a nessun costo percorrere la strada indicata e volessero invece cocciutamente, arbitrariamente aprirsene un'altra, difficile è assurda, andandosela a scovare nelle tenebre o quasi. Ciò può voler dire soltanto che veramente questa cocciutaggine e questo arbitrio riuscivano loro più piacevoli di qualsiasi vantaggio. Il vantaggio. Cos'è mai il vantaggio? Ve l'assumereste voi, la responsabilità di determinare con assoluta precisione in che cosa consista propriamente il vantaggio degli uomini? E se poi, una volta o l'altra. Tale vantaggio non soltanto potesse, ma addirittura dovesse consistere per l'appunto nel fatto che in certi casi si desidera per se stessi ciò che è male, invece di ciò che è vantaggioso. E se fosse così, se solo potesse esserci un caso simile, allora tutta quanta la regola se ne andrebbe in frantumi. Voi che ne dite? Esiste o no un caso del genere? Voi ridete, ridete pure, signori miei, però rispondetemi. Le si è davvero computate in modo preciso tutte le cose che sono vantaggiose per gli uomini? Non ce n'è magari qualcuna che non soltanto non sia entrata, ma che non possa nemmeno mai entrare in nessuna classificazione? Sì, perché voi signori, per quanto ne so io, quel vostro registro delle cose vantaggiose per gli uomini l'avete redatto con le medie desunte dai valori statistici e dalle formule scientifico-economiche. È certamente così. Dato che tutte le vostre cose vantaggiose sono queste. La prosperità, la ricchezza, la libertà, lo stare in pace e via dicendo. Di modo che un uomo che, tanto per fare un esempio, andasse chiaramente e scientemente contro questo vostro registro sarebbe, secondo voi, e eh sì, certo anche secondo me, un obscurant oppure un pazzo completo, dico bene? Già, ma ecco ciò che sorprende. Da cosa può derivare il fatto che tutti questi autori di statistiche, e tutti questi sapienti e amici del genere umano, nel calcolare le cose vantaggiose per l'uomo, ne tralasciano costantemente una. Non la prendono in considerazione e non prendono in considerazione per l'appunto ciò che dovrebbe farla rientrare in quel loro computo. Però è precisamente da questo fatto che tutto quanto il computo viene a dipendere. Non sarebbe poi una grande disgrazia, dico io, se la si prendesse questa cosetta e la si riportasse una buona volta nell'elenco. Ma appunto qui casca l'asino. Già che questa stranissima cosa, che è pur vantaggiosa per gli uomini, non rientra in alcuna classificazione, non trova posto in alcun elenco. Io, tanto per fare un esempio, ho un amico che. Eh ma via, signori, è anche amico vostro costui? E chi mai non l'ha per amico un tipo così? Accingendosi a fare qualcosa, questo signore si metterà innanzitutto a spiegarvi. Con magniloquenza e gran chiarezza, in che modo egli debba per l'appunto comportarsi in ottemperanza alle leggi del discernimento e della verità. Non soltanto, ma con trasporto e con passione, egli si metterà a parlarvi dei veri e normali interessi dell'umanità. Con un sogghigno biasimerà quei miopi stupidotti che non comprendono né quale sia il loro vantaggio né cosa veramente significhi la virtù. E, in capo a un quarto d'ora esatto, senza alcuna ragione improvvisa e contingente, bensì per un non so che d'interiore, che è tuttavia più forte di tutti quanti i suoi interessi e vantaggi, caccerà fuori qualcosa d'assolutamente diverso, e cioè andrà palesemente contro quello di cui egli stesso stava parlando prima. E contro le leggi del discernimento, e contro il proprio vantaggio, insomma, a farla breve, contro tutto quanto. Premetto che questo amico mio è un personaggio collettivo e perciò. Riesce in un certo qual modo difficile incolpare lui solo. E per l'appunto, signori miei, forse che non esiste davvero una qualcosina che pressoché a ogni individuo è più caro di tutti quanti i suoi interessi. O meglio, tanto per non andare contro la logica, forse che non esiste una cosa che è di un vantaggio talmente vantaggioso, ed è appunto quella che si tralascia di solito, ma sì, quella di cui stavamo parlando appena poco fa. Da risultare in effetti di un'importanza ed un interesse maggiore di qualsiasi altro interesse, e per la quale l'individuo, se sarà necessario, sarebbe pronto ad andare contro a tutte quante le leggi, ovvero contro il discernimento, l'onore, lo stare in pace, la prosperità. In una parola, contro tutte queste cose bellissime e utili, pur di poter raggiungere quel primario, vantaggiosissimo vantaggio che gli è più caro di ogni altra cosa. Beh, comunque sia, si tratta pur sempre di un vantaggio. Mi interrompete voi. Scusate tanto signori, ora ci spiegheremo. E ogni modo non è d'un calambor che si tratta qui, ma del fatto che questo particolare vantaggio è degno di nota appunto perché distrugge tutte le nostre classificazioni e manda perennemente in frantumi tutti i sistemi costruiti dagli amici del genere umano per la felicità del genere umano medesimo. In una parola, disturba tutto. Sì. Ma prima di dirvi il nome di questo vantaggio, mi voglio compromettere in prima persona, e a tal fine dichiaro arditamente che tutti questi bellissimi sistemi, tutte queste teorie sullo spiegare all'umanità i suoi veri e normali interessi, perché essa, sentendosi necessariamente spinta a raggiungere tali interessi, divenga subito buona e nobile, a mio modo di vedere, non sono, al presente, null'altro che sofismi. Sì, signori, sofismi. Già che sostenere una teoria secondo cui il genere umano potrà rinnovarsi in virtù di una sistematizzazione dei suoi personali vantaggi, secondo me è quasi come. ma sì. È per esempio come sostenere sulla riga di Buckle che la civilizzazione renda più mite l'uomo e che di conseguenza l'uomo civilizzato sia meno assettato di sangue e meno proclive alla guerra. Mi pare sia per l'appunto a fil di logica che Buckle arrivi a tale conclusione. Ma l'uomo è talmente attaccato al sistema e alla deduzione astratta che sarebbe pronto ad alterare premeditatamente la verità. È pronto a non vedere vedendo e non udire udendo, pur di giustificare la propria logica. E se ho preso proprio questo esempio, è appunto perché si tratta di un esempio fin troppo lampante. Ma via, guardatevi intorno. Il sangue scorre a fiumi e in modo tanto giocondo per di più, che si direbbe champagne. Eccovi qua tutto questo nostro secolo XIX in cui anche Bacco è vissuto. Eccovi Napoleone, sia il grande, sia quello che c'è adesso. Eccovi l'America del Nord, l'Eterna Unione. Eccovi infine quello Schleswig-Holstein che pare una caricatura. In cosa mai ci ha reso più miti la civilizzazione? La civilizzazione elabora nell'uomo solamente una molteplicità di sensazioni e assolutamente nient'altro. E attraverso lo svilupparsi in lui di questa molteplicità potrebbe anche darsi che l'uomo giunga a cercare godimento nel sangue. Anzi, non gli è forse già accaduto più volte? O non avete notato che i più raffinati sanguinari furono quasi tutti dei signori civilizzatissimi? E ciò non di meno, tutti i vari Attila e i vari Stenka Rasin non arrivano a loro nemmeno alla suola delle scarpe. Quanto poi al fatto che essi non balzino agli occhi tanto vividamente quanto un Attila o uno Stenka Rasin. L'unica ragione è che ormai li si incontra fin troppo spesso e sono diventati dei tipi troppo comuni. Non ci si fa più caso. Se non altro, bisogna dire che grazie alla civilizzazione l'uomo è diventato, se non più sanguinario, indubbiamente sanguinario in una maniera peggiore e più canagliesca di quanto non lo fosse prima. Prima, nel versare il sangue, egli vedeva un qualcosa di giusto e perciò sterminava con la coscienza tranquilla chi bisognava. Adesso invece consideriamo una canagliata al versare il sangue. E tuttavia ci dedichiamo a tale canagliata in misura anche maggiore di quanto non avvenisse prima. Che cosa è peggio? Ditelo voi. Si narra che a Cleopatra, mi scuserete se prendo un esempio dalla storia romana, piacesse molto conficcare delle spille d'oro nei seni delle sue schiave e godesse delle loro grida e dei loro contorcimenti. Voi mi direte che ciò accadeva in un'epoca, relativamente parlando ancora barbara e che anche adesso siamo in un'epoca barbara, già che, sempre relativamente parlando, anche i nostri giorni si conficcano delle spille, e che anche ai nostri giorni l'uomo, pur avendo imparato a vederci talvolta più chiaro di quanto non accadesse nelle epoche barbare, è tuttavia ancora lontano dall'aver veramente appreso ad agire così come gli indicano la ragione e le scienze. Ma rimanete tuttavia ben convinti che egli lo apprenderà senza dubbio, una volta che saranno scomparse del tutto certe vecchie cattive abitudini. E una volta che il buonsenso e la scienza avranno del tutto rieducato la natura umana e avranno preso a guidarla nel modo normale. È vostra convinzione che allora l'uomo cesserà volontariamente di commettere errori e, per così dire, volente o nolente, non proverà più il desiderio di scindere la propria volontà da quelli che sono i suoi normali interessi. Non soltanto. Allora, mi dite voi, sarà la scienza stessa a insegnare l'uomo, benché ciò sia già un lusso a mio parere? che in effetti egli non ha né una volontà né alcun capriccio, e non ne ha nemmeno avuti, poiché egli non è altro che una sorta di tasso di pianoforte o spinotto d'organetto che dirsi voglia, e che per di più, a questo mondo, ci sono anche le leggi della natura, di modo che qualunque cosa gli faccia non è per volere suo che avviene, bensì di per sé, in base alle leggi della natura. Di conseguenza, sarà sufficiente svelare codesti leggi della natura perché in futuro l'uomo, non debba più sentirsi responsabile delle proprie azioni e la vita gli divenga perciò straordinariamente facile. Tutte le azioni umane, per forza di cose, verranno allora computate in base a tali leggi, matematicamente, un po' come le tabelle dei logaritmi, fino a 108.000, e quindi riportate in un almanacco. O meglio ancora, appariranno alcune ben intenzionate edizioni. Del tipo degli odierni lessici enciclopedici, e in essi si troverà tutto quanto calcolato e indicato con una tale precisione, che al mondo non vi saranno più né azioni né avventure. Allora, e siete sempre voi a dirlo, si creeranno nuovi rapporti economici, già belle pronte e calcolati anch'essi con precisione matematica, sicché spariranno di colpo tutte le questioni possibili, per l'evidente ragione che vi saranno per esse tutte le possibili risposte. Allora si costruirà il palazzo di cristallo. Insomma, a farla breve, allora aggiungerà in volo l'uccello Kagan. Certo, non si potrà in alcun modo garantire e adesso sono io che parlo che allora non capiterà, tanto per fare un esempio, di annoiarsi tremendamente. Perché cosa mai si potrà più fare se sarà tutto quanto calcolato su una tabellina? Ma in compenso tutto quanto sarà straordinariamente sensato. Ah, certo. Cosa non ci si inventa quando ci si annoia. Anche le spille d'oro le si conficca qua e là appunto per noia. Ma questo non sarebbe ancora nulla. La cosa scabrosa, sono sempre io che parlo, è che allora, magari, ci si rallegrerebbe addirittura di tali spille d'oro. Sì, perché l'uomo è stupido, fenomenalmente stupido. Cioè, non che sia stupido, anzi tutt'altro, ma in compenso è talmente ignobile. Che a voler cercare qualcuno più ignobile di lui non lo si troverebbe da nessuna parte. Ecco, io, tanto per fare un esempio, non mi stupirei per nulla se tutto a un tratto, così di punto in bianco, nel bel mezzo di questa futura sensatezza universale, saltasse fuori un qualche gentleman dalla fisionomia ignobile, o per meglio dire retrograda e beffarda, che, puntandosi i pugni sui fianchi, dicesse a tutti quanti noi: Allora, signori. Lodiamo o non bel calcio, una volta per sempre, a tutta questa sensatezza che abbiamo qua, così da mandarla in briciole solo perché se ne vadano al diavolo tutti questi logaritmi e noi altri si possa vivere ancora un po' come comanda la nostra stupida volontà. Questo non sarebbe ancora nulla, ma la cosa che offende è che costui troverebbe immancabilmente dei seguaci. Così è fatto l'uomo. E tutto ciò per la più vuota delle ragioni. Tanto vuota che non parrebbe nemmeno il caso di menzionarla. E precisamente perché all'uomo, sempre e dovunque, chiunque egli sia stato, è piaciuto agire come voleva lui, e per nulla affatto come invece gli comandavano la ragione e il suo proprio vantaggio. Già che si può sì volere anche ciò che va contro il proprio vantaggio, e anzi, talvolta è positivamente doveroso volere così. Questa è almeno la mia idea. Il proprio volere, libero, Personale e autonomo, il proprio capriccio personale, fosse anche il più strambo, la propria fantasia, eccitata talvolta fino anche alla follia. Ecco appunto qual è quella cosetta sempre tralasciata e più vantaggiosa di qualsiasi altro vantaggio, che non si confà ad alcuna classificazione e a causa della quale tutti i sistemi e le teorie se ne vanno perennemente al diavolo. E da dove mai l'hanno cavato tutti questi sapienti? che l'uomo abbia bisogno di chissà quale modo normale e virtuoso di volere. In base a che cosa si sono andati a immaginare che all'uomo occorra assolutamente un modo sensato e vantaggioso di volere? Quello che occorre all'uomo è solamente un suo volere indipendente, qualunque cosa gli dovesse poi costare tale sua indipendenza e a qualunque esito dovesse portarlo. Ma anche il volere umano sa il diavolo. <ride> ma guardate che in realtà questo volere umano, che lo vogliate o no, non esiste proprio mi interrompete voi con una grande risata già ai nostri giorni la scienza è riuscita ad anatomizzare talmente l'uomo che fin da adesso sappiamo benissimo come il volere e anche il cosiddetto libero arbitrio non sono proprio null'altro che aspettate signori, anch'io volevo cominciare così e ve lo confesso, mi sono perfino spaventato Giusto un attimo fa ero lì lì per gridare ai quattro venti che il volere umano lo sa il diavolo da che cosa dipenda è che molto probabilmente dovremmo ringraziare Dio che le cose stiano così. Quando ad un tratto mi sono rammentato della scienza e sono rimasto lì a mezzo. E proprio in quel momento vi siete messi a parlare voi. Già che in effetti, insomma, se davvero si riuscisse a scoprire un bel giorno la formula di tutti i nostri desideri e i nostri capricci. Ovvero ciò da cui essi dipendono e le leggi precise per le quali essi si producono e il modo in cui effettivamente si propagano e ciò a cui tendono nella tale e nella tal'altra occasione. Se si riuscisse cioè a scoprire la loro vera formula matematica, magari allora l'uomo potrebbe anche smettere di volere, e anzi, magari smetterebbe di certo. Sì, perché che gusto c'è a volere in base a una tabellina? Non soltanto. Ma smetterebbe subito di essere un uomo per diventare invece uno spinotto d'organetto o qualcosa del genere. Già che cos'altro sarebbe mai un uomo senza desideri, senza una sua libertà e senza alcuna possibilità di volere se non appunto uno spinotto sull'albero di un organetto? Voi che ne dite? Calcoliamo le probabilità. Può accadere una cosa simile o no? Mm, decidete voi. I nostri atti di volontà sono per lo più erronei, a causa di un nostro erroneo modo di considerare quello che ci è di vantaggio. Appunto perciò ci capita a volte di volere delle autentiche scempiaggini, perché in tali scempiaggini noi vediamo, causa la stupidità nostra, la via più facile per raggiungere un qualche vantaggio che avevamo congetturato in precedenza. Sì, ma quando tutto ciò sarà stato messo in chiaro e calcolato sulla carta, il che è del tutto possibile, poiché è infame e insensato credere in anticipo che certe leggi della natura l'uomo non le scoprirà mai. Allora va da sé che non vi saranno più i cosiddetti desideri. Già che se il nostro volere riuscirà un bel giorno a far comunella con il raziocinio, allora cominceremo finalmente a raziocinare e non vorremo più, e per la precisa ragione che è ovviamente impossibile. Tanto per fare un esempio, rispettare il raziocinio e al tempo stesso volere una qualche insensatezza, poiché ciò significherebbe andare scientemente contro il raziocinio stesso e volere qualcosa che ci sarà dannoso. Ma siccome tutto il nostro volere e tutto il nostro raziocinare ne si potrà effettivamente calcolare fino ai dettagli, dato che prima o poi le scopriranno pure queste leggi del nostro cosiddetto libero arbitrio, ne viene che, scherzi a parte. Sarà possibile organizzare davvero una specie di tabellina, così che da allora in avanti potremo cominciare a volere in base a essa. Questo è certo, già che, se un bel giorno, tanto per fare un esempio, mi dovessero dimostrare cifre alla mano che, se io ho fatto un gesto sconveniente al tal dei tali, è stato unicamente perché non avrei potuto non farglielo, e non avrei potuto nemmeno usare nessun altro dito per farglielo, se non quelli che ho appena usato. In tal caso, che cosa mai rimarrebbe di libero in me? Specialmente se fossi una persona colta e avessi seguito un corso di scienza in qualche università. E se così fosse, potrei perfino preventivare tutto l'andamento della mia vita nei futuri trent'anni. In una parola, se le cose dovessero veramente andare così, non ci resterà nulla da fare, bene o male, ci toccherà accettare. E in generale dovremo ripetere sempre noi stessi, senza sosta, che in quel dato momento, in quelle date circostanze, la natura non verrà a domandarci permesso. Che bisognerà accettarla così com'è, e non così come la fantastichiamo noi altri. E che se di questo passo stiamo andando davvero verso la tabellina e l'almanacco, e beh, sì, anche verso la storta dell'alambicco che volete farci. Bisognerà accettare anche la storta dell'alambicco, altrimenti essa. Farà tranquillamente a meno di voi. Sì, ma per me è appunto qui che casca l'asino. E voi certo mi scuserete, signori miei, se ora mi sono messo a filosofare. Ma qua ci sono 40 anni di sottosuolo, e dunque permettete che io fantastichi un po'. Sì, perché, vedete, il raziocinio, signori, è una gran bella cosa, non discuto, ma il raziocinio è soltanto raziocinio e soddisfa soltanto la capacità raziocinativa dell'uomo mentre un atto di volontà è il manifestarsi della vita intera cioè di un'intera vita umana ivi compreso il raziocinio stesso e tutti gli svariati pruriti e anche se la vita nostra in questo suo modo di manifestarsi se ne viene fuori per lo più in forma di schifezzuola ciò non toglie che si tratti pur sempre di vita e non dell'estrazione di una qualche radice quadrata sì, perché io, tanto per fare un esempio, è perfettamente naturale che voglia vivere per soddisfare tutta la mia capacità di vivere, e non invece per soddisfare solo la mia capacità raziocinativa, ovvero una ventesima parte o giù di lì della mia intera capacità di vivere. Che cosa sia il raziocinio? Il raziocinio sa solamente quello che ha avuto il tempo di imparare, e forse certe cose non le saprà mai. Non è certo una consolazione che sia così, e tuttavia perché non confessarlo? La natura umana invece agisce tutta intera con tutto quello che c'è in lei, sia con la sua parte cosciente che con quella non cosciente. E mente magari, ma ciò non di meno vive. Ho il sospetto, signori miei, che voi mi stiate guardando con compassione, e ora mi ripeterete che un uomo illuminato e evoluto in una parola, l'uomo, così come sarà in futuro, non potrà volere scientemente qualcosa che sia per lui svantaggioso e che questa è matematica. Sono perfettamente d'accordo, è davvero matematica. Ma vi ripeto per la centesima volta che c'è solamente un caso, uno soltanto, in cui l'uomo possa, a bella posta e consapevolmente, desiderare per sé qualcosa che gli sia perfino dannoso, qualcosa di stupido, anzi persino di stupidissimo. Ed è appunto quando vuole avere il diritto di desiderare per sé, fosse anche la più stupida delle cose, e non essere vincolato dall'obbligo di desiderare solamente le cose intelligenti. Cioè che quella cosa stupidissima, quel suo capriccio può davvero essere, signori miei, la cosa più vantaggiosa per il nostro fratello uomo, tra quante ne esistono sulla Terra, e specialmente in alcuni casi. Anzi, in particolare, Essa può rivelarsi più vantaggiosa di qualsiasi vantaggio, persino nel caso che ci provochi un danno nel modo più palese e contraddica tutte le più sane conclusioni del nostro raziocinio in materia di vantaggi. Già che comunque vada, essa ci conserverà pur sempre quel che abbiamo di più importante e di più caro, ovvero la nostra personalità e la nostra individualità. Ora si sa, alcuni affermano che ciò sia effettivamente quel che l'uomo ha di più prezioso. E convengono, tuttavia, che il volere umano possa benissimo, se vuole, trovarsi in armonia con il raziocinio, specie nel caso in cui non ne abusi e ne fruisca con moderazione. E anche a loro ciò appare assai utile e persino di quando in quando lodevole. Ma il volere umano molto spesso, e anzi il più delle volte, si trova assolutamente e cocciutamente in contrasto con il raziocinio. E. e lo sapete che anche questo è utile. E talvolta addirittura lodevole? Signori, poniamo che l'uomo non sia stupido. E in effetti, che egli sia stupido non lo si può proprio dire, se non altro per l'unica ragione che, se fosse stupido lui, che rimarrebbe più da potersi dire intelligente? Ma seppure non è stupido, è tuttavia mostruosamente ingrato. Ingrato in modo fenomenale. Penso persino che la miglior definizione dell'uomo sia questa. Un essere bipede è in grado. Ma non è ancora tutto. Questo non è ancora il suo difetto principale. Il suo principalissimo difetto è una perenne scorrettezza. Perenne davvero, a cominciare dal diluvio universale, sino al periodo schleswig holsteiniano dei destini umani. Scorrettezza e di conseguenza, irragionevolezza. Già che da tempo è cosa nota che l'irragionevolezza non ha altra origine se non appunto dalla scorrettezza. Provate un po' a dare un'occhiata alla storia dell'umanità, se non ci credete. Ebbene, cosa ci vedete? Maestosità. Poniamo pure che ci sia maestosità. Si pensi, per esempio, anche soltanto al colosso di Rodi. Non sarà mica una cosa da poco, no? Non per nulla. Il signor Anaevski riferisce a tale proposito che alcuni dicono che esso sia opera di mano d'uomo mentre altri sostengono che vi sia stato creato dalla natura medesima. O magari varietà di tinte. Poniamo pure che ci sia varietà di tinte. Sì, perché anche soltanto riuscire a distinguere, in tutti i secoli e presso tutti i popoli, quali uniformi da parata fossero uniformi militari e quali fossero invece uniformi civili, anche questa non è certo cosa da poco. E se poi si fanno entrare nel conto anche le uniformi non da parata, si rischierebbe davvero di romperci il capo. Nessuno storico riuscirebbe a reggere. Oppure uniformità? E eh va bene, poniamo pure che ci sia uniformità. Si azzuffano tutti quanti, si azzuffano adesso. Si azzuffavano prima, si azzufferanno anche poi. Ammetterete anche voi che quanto uniformità non c'è male. In una parola, tutto si può dire della storia universale, tutto di tutto. Qualsiasi cosa possa venire in mente alla più sconvolta delle immaginazioni. Una sola cosa non si può dire che sia ragionevole. Alla prima parola in tal senso vi andrebbe sicuramente qualcosa di traverso e tossichiereste. E anzi, quanto a questo, c'è anche una cosa buffissima che capita in qualsiasi momento. Com'è, come non è, nella vita saltano fuori di continuo certe persone talmente ragionevoli e talmente corrette in tutto e per tutto, talmente sapienti e talmente amiche del genere umano. Da prendere come scopo di tutta la loro esistenza quello di comportarsi nel modo più ragionevole e più corretto possibile, di illuminare, per così dire, il loro prossimo, e unicamente per poter dimostrare al prossimo che a questo mondo è di fatto possibile condurre un'esistenza tanto ragionevole quanto in tutto e per tutto corretta. Ebbene, è ben risaputo che molti di questi amici del genere umano, presto tardi, sul finire della loro vita, hanno tradito se stessi, dando origine a qualche aneddoto, magari persino dei più sconvenienti. Ora io vi domando, che cosa ci si può aspettare dall'uomo in quanto essere dotato di qualità tanto strane? Cospargetelo di tutti i beni del mondo, sprofondatelo nella felicità finché non gli arrivi fin sopra la testa, così che non se ne veda più, se non qualche bollicina sulla superficie della felicità, come fosse la superficie dell'acqua. Dategli una tale tranquillità economica che non gli rimanga proprio nient'altro da fare se non dormire. Mangiare pasticcini e adoperarsi perché la storia universale non finisca. Bene, anche così l'uomo da quel bel tipo che è, e unicamente per ingratitudine, unicamente per farvi una pasquinata, vi combinerà qualche porcheria. Metterà a repentaglio persino sui pasticcini e a bella posta desidererà le più rovinose sciocchezze, da più anti-economica dell'assurdità, all'unico scopo di poter mescolare a tutta questa positiva ragionevolezza il proprio rovinoso elemento fantastico. Per l'appunto i suoi fantastici sogni e la sua volgarissima stupidità egli vorrà tenere per sé e all'unico scopo di poter così confermare a sé medesimo, come se fosse poi tanto necessario, che gli uomini sono pur sempre uomini e non tassi di pianoforte, sui quali stiano suonando sì le leggi della natura in persona, ma tuttavia con la minaccia di suonarvi a tal punto che non vi rimanga più nulla da volere, se non quel tale almanacco. E non soltanto, non soltanto, ma persino nel caso che l'uomo scoprisse di essere davvero un tasto di pianoforte, e anche se ciò gli venisse dimostrato con tanto di precisi riferimenti alle scienze esatte e matematicamente, nemmeno allora egli rinsavirebbe ma ne combinerebbe apposta una delle sue, ed esclusivamente per ingratitudine, soltanto per far valere le proprie ragioni. E nel caso poi che egli si ritrovasse senza i mezzi per fare ciò, allora escogiterebbe la distruzione e il caos, escogiterebbe le più svariate sofferenze, e così riuscirebbe pur sempre a far valere le proprie ragioni, manderebbe per il mondo la sua maledizione. E dato che solamente l'uomo può maledire, è un suo privilegio, ed è proprio questo che lo distingue nel modo più evidente dagli altri animali, per l'appunto così, probabilmente, con quella sua sola maledizione, riuscirebbe a ottenere quel che vuole, ovvero potersi davvero convincere di essere un uomo e non un tasto di pianoforte. Se poi voi obietterete che anche tutto ciò lo si potrà preventinare in base alla tabellina, ovvero tutto il caos e la tenebra, e la maledizione, di modo che basterà la possibilità di un tale calcolo preventivo per firmare tutto quanto e far sì che il raziocinio ottenga comunque quel che vuole in un caso del genere, in modo da non avere più alcun raziocinio a cui rendere conto e da far valere quindi liberamente le proprie ragioni. Io credo a tutto ciò e sono pronto a risponderne, già che tutta la gran questione umana sembra davvero consistere unicamente nell'esigenza dell'uomo di dimostrare a se stesso a ogni istante di essere appunto un uomo e non uno spinotto. Magari a spallate, magari a modi troglodita, pur di dimostrarlo com'è che sia. Dopodiché, come si farà a non peccare, a non lodare il fatto che tutto ciò non l'abbiamo ancora, e che il volere umano per ora lo sa solamente il diavolo da che cosa dipenda. Voi mi griderete, seppur mi degnerete ancora di un vostro grido. Che nessuno ha intenzione di togliermi la mia libertà, che qui ci si sta soltanto adoperando per far sì che le cose si organizzino in modo che la mia volontà, di per sé, del tutto spontaneamente, venga a coincidere con i miei normali interessi, con le leggi della natura e con l'aritmetica. Eh, signori, ma quale libera volontà mi resterà più quando si arriverà a quella tabellina e all'aritmetica, quando ci sarà in voca solamente il 2 per 2, 4. Due per due farà quattro anche senza la mia volontà. E sarebbe dunque questa la mia volontà? Ovviamente sto scherzando, signori, e lo so bene anch'io che sono scherzi scadenti, ma è anche vero che non si può neppure prendere tutto per scherzo. Potrebbe anche darsi che io stia scherzando a denti stretti. Signori miei, queste questioni mi tormentano, risolvetemele. Ecco. Voi, per esempio, volete distogliere l'uomo dalle sue vecchie abitudini e correggere il suo volere, in conformità con le esigenze della scienza e del buonsenso. Ma come fate a sapere che si può e che anzi si deve rifare l'uomo proprio a questo modo? Da che cosa lo deducete voi, che al volere umano sia tanto indispensabile correggersi per l'appunto così? In una parola, come fate a sapere che una tale correzione si rivelerà vantaggiosa per l'uomo? E a dirla tutta, come fate a essere così profondamente convinti che il non andare contro i veri e normali interessi garantiti degli argomenti, della ragione e dell'aritmetica, si risolva davvero e sempre in un vantaggio per l'uomo stesso e sia una legge per tutta l'umanità. Già che per ora questa è solamente una vostra supposizione. E poniamo pure che questa sia una legge per la logica, anche in tal caso potrebbe benissimo darsi che non lo sia affatto per l'umanità. Forse voi pensate, signori miei, che io sia un pazzo. Mi si è permesso fare una precisazione. Io sono d'accordo. L'uomo è un animale prevalentemente creatore, destinato a tendere per lo più con consapevolezza verso uno scopo e a occuparsi di ingegneria, ovvero ad aprirsi eternamente ed incessantemente una strada, anche verso non importa quale direzione. Ma ecco, forse appunto perciò gli viene voglia, di quando in quando di tergiversare, di deviare un pochino. Appunto perché il suo essere destinato ad aprirsi tale strada, e forse anche perché, per quanto stupido sia in genere l'uomo spontaneo, l'uomo d'azione ciò non di meno gli viene in mente talvolta che quella sua strada, in effetti, va quasi sempre verso non importa quale direzione, e che la cosa principale non è il dove essa vada, bensì il fatto che essa prosegua pur che sia. E che il bravo bambino che egli è non trascuri l'arte dell'ingegnere e non si lascia andare a un ozio rovinoso, essendo appunto l'ozio, come ben si sa, il padre di tutti i vizi. L'uomo ama creare e aprirsi delle strade, su questo non c'è dubbio. Ma allora perché egli ama così appassionatamente anche la distruzione e il caos? Ecco, ditemelo un po' voi, ma a questo proposito vorrei anch'io dire due paroline a parte. Se egli ama tanto la distruzione e il caos, giacché non c'è dubbio che talvolta egli li ami davvero tanto, è proprio così. Non è forse perché egli ha istintivamente paura di raggiungere lo scopo e di portare a termine l'edificio che sta creando? Di fatti che ne sapete voi, potrebbe benissimo darsi che quell'edificio egli lo ami solamente da lontano e per nulla affatto quando lo vede da vicino. Potrebbe darsi che egli ami solamente costruirlo, crearlo, ma non viverci. E lo voglia perciò lasciare usanimo domestique, quali potrebbero essere le formiche, i montoni, eccetera, eccetera. Ecco, le formiche, per esempio, hanno dei gusti tutt'affatto diversi. Esse hanno già un meraviglioso edificio che è proprio di quel genere lì, ed è eternamente indistruttibile, il formicaio. È dal formicaio che hanno cominciato le stimabilissime formiche, e con il formicaio esse finiranno. Il che fa grande onore alla loro costanza e alla loro positività. Ma l'uomo è un essere sconsiderato e biasimevole, e forse, come il giocatore di scacchi, egli ama solamente il processo del raggiungimento dello scopo e non lo scopo medesimo. E chissà, già che è impossibile garantirlo, forse è tutto lo scopo al quale tende l'umanità consiste soltanto e per l'appunto in questa perpetuità del processo del suo raggiungimento, o in altre parole nella vita stessa e dunque non nello scopo considerato di per sé il quale scopo si capisce non dovrà essere altro se non quel 2 x 2 4 ovvero una formula ma in effetti quel 2 x 2 4 non è già più vita signori miei bensì il principio della morte perlomeno l'uomo ha sempre avuto una certa paura di questo 2 x 2 4 e io personalmente ne ho paura tuttora Supponiamo pure che l'uomo non faccia altro che andare in cerca di simili a due per due quattro e attraversi gli oceani e sacrifichi la propria vita in tale ricerca. Ma il pensiero di poterli finalmente trovare, di poter arrivare a scoprirli davvero, eh sì, in un certo qual modo gli fa proprio paura. Sì, perché intuisce che quando avrà trovato non gli rimarrà nulla più da cercare. Gli operai perlomeno, quando hanno terminato un lavoro, ricevono dei soldi se ne vanno qualche osteriuccia e poi magari finiscono al commissariato, di modo che hanno da fare per almeno un'altra settimana. L'uomo invece dove mai potrebbe andarsene? Perlomeno si nota sempre in lui un so che di imbarazzato ogni volta che riesce a raggiungere scopi del genere. Il raggiungere lo ama, sì, ma il raggiungimento vero e proprio non gli piace neanche un po'. Il che, si intende, è una cosa tremendamente buffa. In una parola, L'uomo è davvero fatto in un modo strano, ed è molto probabile che in tutto ciò si è racchiuso un qualche calambore. A ogni modo, il 2x24 è davvero una cosa insopportabilissima. Il 2x24, secondo me, è solamente un'insolenza. Il 2x24 se ne sta lì come uno smargiasso, si piazza proprio in mezzo alla vostra strada, con le mani sui fianchi, e sputacchia. Sono d'accordo che il 2x2-4 sia una cosa eccellente. Ma se bisogna proprio tessere delle lodi, allora anche il 2x2-5 è talvolta una cosetta proprio graziosa. E poi perché voi altri siete così fermamente, così solennemente convinti che soltanto ciò che è normale è positivo, in una parola che soltanto il benessere sia vantaggioso per l'uomo? Non potrebbe sbagliarsi il raziocinio nel valutare ciò che è vantaggioso e ciò che non lo è. Non potrebbe darsi che l'uomo non ami solamente il benessere, che magari ami nella stessa misura anche la sofferenza. E la sofferenza medesima non potrebbe magari essergli altrettanto vantaggiosa quanto il benessere. Sì, l'uomo talvolta ama tremendamente la sofferenza, addirittura fino alla passione, è un fatto. Quanto a questo sarebbe persino inutile andare a consultare la storia universale. Provate piuttosto a domandarlo a voi stessi, se solo siete uomini e avete vissuto non fosse che un pochino. Per quel che riguarda la mia opinione personale, io ritengo che amare solamente il benessere sia addirittura un qualcosa di indecente. Bene o male che sia, ogni tanto anche fare a pezzi qualcosa è davvero molto piacevole. Ora... Non è che io voglia propriamente stare dalla parte della sofferenza, ma non voglio nemmeno stare dalla parte del benessere. Io sto dalla parte di... dalla parte del mio capriccio, perché il mio capriccio mi sia garantito quando ce ne sarà bisogno. La sofferenza, per esempio, non è ammessa nei vaudeville, e questo lo so bene. Nel palazzo di cristallo essa è addirittura impensabile. La sofferenza è il dubbio, è la negazione. E che palazzo di cristallo sarebbe mai se vi si potesse dubitare? Intanto, io non sono convinto che alla vera sofferenza, cioè alla distruzione e al caos, l'uomo non rinuncerà mai. La sofferenza, questa è infatti l'unica causa della consapevolezza. E che io abbia annunciato all'inizio che secondo me la consapevolezza è per l'uomo la più grande delle disgrazie. Ciò non di meno, io so che l'uomo l'ama e che non la baratterà mai con nessunissima soddisfazione. La consapevolezza, tanto per fare un esempio, sta infinitamente più in alto del due per due. Già che dopo il due per due va da sé che non rimane più nulla, non soltanto nulla da fare, ma persino nulla da conoscere. Dopo il due per due non ci rimarrebbe altro che turare i nostri cinque sensi e sprofondarci nella contemplazione. Sì, è vero che con la consapevolezza si ottiene lo stesso risultato, e cioè che non resta più nulla da fare, proprio come nell'altro caso. Ma con la consapevolezza perlomeno si potrà frustare un po' se stesse di quando in quando, il che, bene o male, rianima. Sarà una cosa retrograda, ma è comunque meglio di niente. Voi credete nell'edificio di cristallo, indistruttibile nei secoli dei secoli. Ovvero tale che non si potrà né mostrargli la lingua di soppiatto né fargli un gestaccio tenendo la mano in tasca. Ebbene, io forse ne ho paura proprio per questo. Proprio perché è così di cristallo ed è eternamente indistruttibile. E perché non gli si potrà mostrare la lingua nemmeno di soppiatto. Sì, perché vedete, se al posto di un palazzo simile ci fosse un pollaio, e se poniamo dovesse piovere, io magari mi ci infilerei anche nel pollaio, così da non dovermi inzuppare. Ma ciò non di meno, non considererei mai quel pollaio una bellissima casa per la gratitudine che provano ai suoi confronti, solo per avermi riparato dalla pioggia. Voi ridete? Voi dite addirittura che in un caso così, il pollaio e la bellissima casa sarebbero proprio la stessa cosa. Sì, rispondo io, se vivessimo unicamente per non inzupparci. Ma che farci? Se mi sono messo in testa che noi altri non viviamo unicamente per questo e che se bisogna proprio vivere, tanto vale farlo in una casa bellissima. Questo è il mio volere, questo è il mio desiderio. E voi riuscirete a cancellarmelo solo quando riuscirete a mutare i miei desideri. E dunque, mutatemeli, allettatemi con qualcos'altro, datemi un altro ideale. Ma per adesso non considererò il pollaio una casa, e per di più bellissima. E poniamo pure che il palazzo di cristallo sia solamente una pastocchia, che le leggi della natura non prevedano proprio nulla del genere, e che quel palazzo me lo sia inventato io stesso, e tutto a causa della mia propria stupidità, nonché di certe antiquate, irrazionali abitudini della nostra generazione. Che mi importa che esso non sia previsto? Che differenza fa dal momento che esso esiste nei miei desideri? O per meglio dire, esiste fino a che esistono i miei desideri? Voi state ridendo di nuovo, non è vero? Lor signori ridano pure come e quanto vogliono. Accetterò tutte le vostre beffe e tuttavia non andrò in giro a dire che sono sazio quando invece ho fame. E so che non mi lascerò rabbonire da un compromesso o da un perpetuo zero periodico solo perché esso esiste per le leggi della natura ed esiste realmente. E non accetterò di mettere a coronamento dei miei desideri un bel caseggiato massiccio con appartamenti per inquilini poveri garantiti con contratti per mille anni e con davanti per ogni evenienza l'insegna del dentista Wagenheim. Annientate i miei desideri, cancellate i miei ideali, mostratemi qualcosa di meglio e io vi seguirò. Voi magari mi direte che non vale proprio la pena di metterci mano a un'impresa del genere. Ma in tal caso, anch'io potrei rispondervi allo stesso modo. Noi ragioniamo seriamente. E se non volete degnarmi della vostra attenzione, non starò certo a pregarvi. Ho il mio sottosuolo, io. Ma intanto, finché sarò vivo e potrò ancora desiderare qualcosa, mi si secchi la mano se porterò mai anche un solo mattoncino a quel tale caseggiato. Non badate al fatto che poc'anzi ho respinto io stesso quell'edificio di cristallo unicamente perché non si sarebbe potuto fargli le boccacce. Questo l'ho detto non perché mi piaccia tanto mostrare la lingua. E anzi, forse quel che mi ha fatto tanto arrabbiare è stato solamente il fatto che sinora, tra tutti i vostri edifici, non ce n'è uno a cui possano mostrare la lingua. Al contrario, io me la farei persino tagliare la lingua. E per pura gratitudine, se le cose dovessero mettersi in modo. Che io non debba provare mai più la voglia di mostrarla. E non mi importa affatto che ciò sia impossibile e che di conseguenza bisognerà accontentarsi degli appartamenti di quel caseggiato. Perché dunque son fatto così e ho simili desideri? È possibile che io sia fatto così soltanto perché il mio destino vuole farmi arrivare alla conclusione che tutto quel che io sono è solamente un imbroglio. Possibile che lo scopo sia solamente questo? No non lo credo e d'altra parte lo sapete una cosa io sono convinto che il nostro fratello che vive nel sottosuolo lo si debba tenere alla cabeza sì perché per quanto egli sia capace di restarsene lì zitto nel suo sottosuolo fosse anche per 40 anni il giorno che poi viene fuori non ce la fa proprio a trattenersi e si mette a parlare 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 alla fin fine signori miei è meglio non fare niente è meglio la consapevole inerzia. E dunque è viva il sottosuolo. Ed è vero che poco fa ho detto che invidio fino all'estremabile le persone normali. Ma nelle condizioni in cui vedo che si trovano, non ho proprio nessuna voglia di essere uno di loro. Anche se d'altra parte non smetto di invidiarle. Ma no, no. Il sottosuolo rimane comunque la cosa più vantaggiosa. Laggiù perlomeno si può. Eh, via, ma sto mettendo di nuovo. E mento perché mi è perfettamente chiaro, come un due per due, che la migliore cosa non è affatto il sottosuolo, bensì qualcos'altro, un qualcosa di completamente diverso che io bramo, ma che non riesco in nessun modo a trovare. Al diavolo il sottosuolo. Anzi, ecco qua che cosa sarebbe meglio di tutto: che io stesso credessi in almeno qualcuna di tutte le cose che ho scritto qui. Già che vi giuro, signori, che io non credo nemmeno una parola. Nemmeno una sola parolina di quel che ho buttato giù su questi fogli. O meglio, forse ci credo anche, ma al tempo stesso, non so perché, intuisco e sospetto di mentire più di un calzolaio ubriaco. Ma allora perché avete scritto tutto ciò? mi direte voi altri. Vorrei vedere voi se vi avessi tenuto rinchiusi per 40 anni buoni senza la minima occupazione, e poi alla fine dei 40 anni fossi venuto a trovarvi laggiù, nel sottosuolo. Che avreste fatto allora? È mai possibile lasciare un uomo così da solo e senza nulla da fare per 40 anni di fila? Ma non è una vergogna questa, non è forse una cosa umiliante, mi direte voi probabilmente scrollando il capo in segno di disprezzo. Voi signori bramate la vita e però risolvete le questioni vitali con questi vostri garbugli logici. E quanto sono seccanti, quanto sono impertinenti le vostre uscite e al tempo stesso quanta paura avete dentro. Dite delle scimpiaggini e ne siete ben contenti. Dite delle impertinenze e intanto ne avete perennemente paura e ce ne domandate scusa. Sostenete di non temere nulla e intanto ricorrete a una quantità di piaggerie per conoscere la nostra opinione. Sostenete di digrignare i denti e intanto fate gli arguti per farci ridere. Sapete bene che le vostre arguzie non sono affatto argute. E però... Siete evidentemente molto soddisfatti del loro valore letterario. E può anche darsi che vi sia capitato davvero di soffrire, ma non avete comunque alcun rispetto della vostra sofferenza. In voi c'è della verità, sì, ma non c'è alcun pudore. Per la più meschina delle vanità, voi la mettete in mostra, la vostra verità. La offrite al pubblico l'odibrio, la portate al mercato. E sì, volete davvero dire qualche cosa. Ma per paura continuate a tenere nascosta la vostra ultima parola, giacché nell'anima vostro non c'è abbastanza decisione per dirla, ma solamente una vile sfrontatezza. Vi gloriate della vostra consapevolezza, ma in realtà state solamente esitando. Giacché un cervello che lavora ce l'avete, sì, ma il vostro cuore è ottenebrato dalla depravazione e senza un cuore puro non ci può essere una piena e retta consapevolezza. E quanta molestia c'è in voi, quanto siete inesistenti, quante smorfie fate. Menzogna, menzogna e menzogna. Ora vada da sé che tutte queste vostre parole sono stato io a inventarmele e a scriverle qui. Anche questo mi è venuto dal mio sottosuolo. Per 40 anni di seguito sono rimasto laggiù, ad ascoltare da una fessura queste vostre parole. E se adesso sono stato io a inventarmele è perché solamente queste potevano essere inventate. Non c'è da stupirsi se ho finito per impararle a memoria e se poi hanno perfino assunto una forma letteraria. Ma è possibile, possibile che voi siate davvero tanto creduloni da immaginarvi che tutte queste cose le farò stampare per poi darvele da leggere? Già, ecco qui un altro problema che dovrei risolvere. Perché mai, dopo tutto, io vi chiami signori miei e mi rivolgo a voi come se foste veramente dei miei lettori? Già che confessioni del genere di quelle che intendo cominciare a esporre qui non si stampano mica e non si danno da leggere ad altre genti. O perlomeno io non ho in me una tale fermezza d'animo, né ritengo sia necessario averla. E tuttavia, vedete, mi è venuta una certa fantasia in testa e la voglio realizzare qualunque cosa succeda. Ecco di che si tratta. Vi sono, nella memoria di ogni uomo, certe cose che non a tutti egli confida, ma solamente agli amici. Ve ne sono anche certe altre che egli non confida nemmeno agli amici, ma solamente a se stesso. E anche a se stesso le confida in gran segreto. Ma ve ne sono, infine, delle altre ancora che l'uomo ha paura di confidare persino a se medesimo. E di cose di questo tipo qui ogni persona per bene ne accumula un bel po'. E si potrebbe anche dire così che quanto più egli è una persona per bene, tante più ne ha di cose di questo tipo. O perlomeno io, dal canto mio, mi sono deciso soltanto da poco a riandare ad alcune mie passate avventure, mentre prima avevo sempre cercato di evitarle, addirittura con una certa quale inquietudine. Adesso però, che non soltanto me le richiamo alla memoria, ma mi sono perfino deciso a metterle per iscritto, adesso, dicevo, voglio proprio fare questo esperimento vedere se sia possibile essere perfettamente schietti perlomeno con se stessi, senza aver paura di dire tutta la verità. Un'osservazione a tale proposito. Hein sostiene che le autobiografie veritiere siano pressoché impossibili e che l'uomo parlando di sé non possa fare a meno di mentire. Secondo tale sua opinione, Rousseau, per esempio, ha mentito senz'altro parlando di sé nelle sue confessioni e ha anzi mentito premeditatamente per vanità. Io sono convinto che Hein abbia ragione. Capisco molto bene come talvolta possa capitare di sparlare di se medesimi e di accusare se stessi di veri e propri delitti, e ciò unicamente per vanità. E comprendo benissimo, altresì, di quale genere possa essere tale vanità. Ma Hein giudicava un uomo che aveva fatto le sue confessioni in pubblico. Io invece scrivo per me solo, e dichiaro una volta per tutte che se scrivo come se mi stessi rivolgendo a dei lettori, è solamente per mostra, perché così mi riesce più facile scrivere. Non si tratta che di forma, di semplice e vacua forma. Non ne avrò mai io di lettori. L'ho già dichiarato prima. Non voglio dunque limitarmi in alcun modo nel redigere queste mie note. Non mi prestabilirò alcun ordine né alcun sistema. Scriverò quel che mi tornerà alla memoria. Già, ma ecco che ci si potrebbe per esempio appigliare una mia parola e domandarmi subito: ma se davvero voi non contate di avere dei lettori, allora perché mai state a fare di questi accordi con voi stesso, e per di più sulla carta, precisando per esempio che non seguirete alcun sistema né ordine prestabilito, che butterete giù quel che vi tornerà alla memoria, eccetera, eccetera. Perché date simili spiegazioni? Perché state lì a scusarvi? Già perché mai rispondo io? Qua in effetti c'è un'intera psicologia. Forse è che sono semplicemente un vigliacco. Forse immagino apposta di avere davanti un pubblico per comportarmi più decorosamente per tutto il tempo che scriverò. Di ragioni potrebbero essercene un migliaio. Ma ecco un'altra cosa ancora. Perché? A che scopo precisamente io voglio scrivere? Se non è per un pubblico allora potrei benissimo ricordarmi tutto quanto anche così, soltanto nel pensiero, senza riportarlo sulla carta. È vero, signori miei, ma sulla carta tutto ciò prenderà un'aria in un certo qual modo più solenne. Avrà uno so che di autorevole e vi sarà maggiore severità nel giudicare me stesso e lo stile avrà tutto da guadagnarci. E inoltre, può darsi che il fatto di scrivere mi procurerà sollievo. Ecco adesso, per esempio. Mi pesa in particolar modo un lontanissimo ricordo. Mi era tornato alla memoria molto chiaramente già qualche giorno fa e da allora è rimasto con me come un fastidioso motivo musicale che non vuole più andarsene. E però bisogna che se ne vada e che mi lasci in pace. Di ricordi così ne ho centinaia, ma di tanto in tanto fra queste centinaia se ne fa avanti uno e comincia a pesarmi. E io chissà perché sono convinto che se lo metterò sulla carta lui mi lascerà in pace. Perché dunque non provare? Infine, io mi annoio e non faccio mai nulla. E lo scrivere è in effetti una specie di lavoro. Dicono che il lavoro faccia diventare l'uomo onesto e buono. Beh, ecco una chance, se non altro. Adesso sta nevicando. Viene giù una neve bagnata, gialla, torbida. Anche ieri cadeva una neve così. E anche nei giorni scorsi credo sia proprio a proposito della neve bagnata che mi è tornata alla memoria, quel mio aneddoto che ora non vuole più andarsene via. E sia, sarà un racconto a proposito della neve bagnata.